Buon pomeriggio a tutti ragazzi e ragazzi, come state? Tutto bene? Ben ritrovati sul mio canale, benvenuti nel nostro consueto appuntamento con la vagonata di detersivi finiti. Ho terminato tutti questi detersivi, devo necessariamente liberarmene perché devo fare spazio e quindi la mia differenziata. E voglio naturalmente subito dirvi le mie impressioni su tutti questi prodotti che ho utilizzato nell'ultimo momento. Ve li ho sparpagliati qui, ma ve li mostrerò ad uno naturalmente in modo abbastanza rapido e vi dirò quale vi consiglio e quale no. Partiamo innanzitutto, li ho posizionati qui sul tavolo. Aspettate che mi metto comoda anche io. E allora, comincerei per prima con due confezioni di queste cartine acchiappacolori, il Formil e lo Swap 2 in 1 del brand Wapa. Allora, questi sono praticamente 12 foglietti acchiappacolori che vanno bene sia per i capi colorati che per i capi totalmente bianchi, quindi esaltano il bianco dei vostri capi. Quindi, per quello che l'ho pagato, ossia 1,90 euro, direi che fa molto molto bene il suo lavoro. Se lo trovate, ve lo consiglio perché mi sono trovata veramente bene, colorati e bianchi. Poi il Formil, diciamo che è un ecco, perché sì, ha un buon prezzo, è un prodotto low cost, però sinceramente non fa molto bene il suo lavoro. Rispetto ad altri prodotti della categoria low cost, questo non mi soddisfa tantissimo. Adesso io non ricordo se questo sia della Lidl, lo trovate alla Lidl, non mi fa impazzire, per cui ne trovate sicuramente anche in questi negozi tipo da tutto un euro, sicuramente di migliori. Andiamo al mio amatissimo e preferito. Avete visto recentemente un video su questo ammorbidente dei preziosi, ammorbidente concentrato casa. Questo blu è veramente ottimo, lascia un buonissimo profumo sui vostri capi. E soprattutto li lascia veramente morbidi, quindi se lo trovate andatelo assolutamente a prenderlo e provatelo e mi fate sapere come vi trovate. E vi consiglio anche naturalmente il fabuloso al cocco perché io amo il cocco e quindi io questo quando lo trovo in offerta lo compro, uno per averlo come scorta, due perché mi piace tantissimo il profumo del cocco e quindi lo vado ad alternare al coccolino, lo vado ad alternare a quello della Coop, per cui anche questo è uno dei miei prodotti preferiti che quando termino vado ad acquistare. Allora, per quanto riguarda il Lenor, l'Auto d'Orable, questo è uno degli ultimi prodotti usciti in casa Lenor. Io non posso dire che non è buono come prodotto, assolutamente. Però per quello che costa, devo dire che il formato è molto molto piccolo. Stiamo parlando di, aspettate, vediamo se trovo, di mezzo litro di prodotto e costicchia un po'. Ero davvero molto curiosa di provarlo, l'ho provato, mi sono tolta questo sfizio, però sinceramente lo vado tranquillamente a sostituire con il coccolino. Quello bianco che è veramente un capolavoro di ammorbidente, quindi questo per quanto riguarda diciamo il lato economico costa troppo per la quantità che contiene. Devo dire anche che è un concentrato, quindi ne basta poco, però boh ragazze, non lo so, lo trovo secondo me un po' uno spreco comprare questo flaconcino di ammorbidente, quindi questo è un ne. Ho invece terminato il Lanza in polvere, ormai io vado, opto più che altro per i detersivi in polvere e avevo trovato questo qui in offerta, l'ho già terminato, cioè l'ho fatto fuori in nulla e questo lo vado sicuramente a ricomprare perché questo profumo Brezza Mediterranea è veramente ottimo, ottimo. Poi, non vi consiglio, ma non perché ho qualcosa da dire contro il brand che comunque fa anche prodotti
diciamo di un livello un pochettino più alto, però a me questo quasar bagno non mi fa impazzire, soprattutto per quanto riguarda il discorso di anticalcare e il discorso di igienizzante. Niente di eccezionale, sicuramente nella fascia diciamo medio-alta ce ne sono di migliori, nella fascia in cui si posiziona questo ce ne sono tanti altri che secondo me sono di qualità migliore, perlomeno questo è sempre un mio giudizio personale, ma io questo acqua bagno non lo riprendo, invece vado a prendere sicuramente un competitivo del Quasar, che è questo qui, il Mastro Lindo Bagno, sempre 500 ml di prodotto, preso soltanto 1,10 euro, e fa molto bene il suo lavoro, oltre a lasciare il bagno davvero pulito, splendente, bianco e profuma di pulito, quindi questo assolutamente consigliato. Ho voluto prendere questo svelto per la lavastoviglie in questo diciamo formato gel, niente di particolare, anche questo costa tanto, però ragazze, per quanto riguarda la lavastoviglie vi consiglio di spendere qualcosina in più, magari andare su un Calfort o su un altro, sul Finish, non lo so, questo qua a gel a me non tanto mi soddisfa, preferisco di gran lunga le Tabs, le Tabs, quindi se volete provare per la lavastoviglie optate sempre per le Tabs. Poi ho terminato questo Nelson con antibatterico, un normalissimo detergente per piatti, ma voglio dire 19 soldi con una lira, ecco, ce ne stanno tantissimi anche a poco prezzo che fanno molto bene il suo lavoro, come giusto appunto questo qui. Il mitico fresco limone ha un super prezzo di 1 euro, cioè questo flaconcione enorme, 1 euro, al gusto limone, al profumo di limone. E questo profumo di limone io lo sento per tutta la durata che lavo i piatti, cioè non è un profumo che lo mettete, diciamo, sulla spugna e svanisce, no, è davvero buono. Quindi se lo trovate, mitico di nome e di fatto. Poi Ace WC Gel Profumata, qui incontrerò sicuramente pareri discordanti perché il fatto che abbia i glitter si è creato, come dire, una sorta di pregiudizio sul discorso glitter, che sì, sono una cosa carina da vedere quando, ecco, viene spruzzato, però a me quello che ha colpito di questo prodotto, al di là del glitter, è la profumazione. La profumazione di pulito, quella sensazione proprio come c'è scritto qui di brezza marina, quindi quella sensazione di freschezza e di pulizia che a me ha entusiasmato, e sia sulla plastica che sui, diciamo, sul lavello in ceramica o sul bidet in ceramica, cioè io devo dire che fa davvero un ottimo lavoro. Ha anche questo beccuccio qui, quindi adatto praticamente alle tazze e a raggiungere i posti un po' più nascosti, e io vi devo dire che mi sono trovata bene. Lo mettete, lo dovete lasciare agire non più di 1 minuto e andare a risciacquare, altrimenti vi lascia leggermente l'alone blu, in questo caso se prendete il blu, verde se prendete quello verde. Poi ho terminato questo piumino qui di Faticadi, il piumino in microfibra per togliere la polvere, è straordinario, cioè leva la polvere che è una meraviglia. È molto facile da pulire, da sbattere, lo potete mettere in lavatrice, cioè mi sono trovata veramente bene e non perde neanche diciamo, una setola in microfibra, neanche una. Quindi questo se lo trovate, provatelo. Per cui questi sono tutti i detersivi terminati, e in modo molto veloce vi voglio invece mostrare dei prodotti per quanto riguarda l'igiene che ho terminato, così butto anche questi, e sono nello specifico due maschere della Sien per i piedi, quindi questa è questa finita. Sempre di Sien ho terminato questo sapone per le mani, un tropicale, ma niente di che, quindi lasciate perdere. E ho terminato il mio amato bagno schiuma al marshmallow che ho preso sul sito di makeup.it. In inverno ricomincerò a prendere questi prodotti perché hanno un profumo veramente buono, buono, buono. E nulla, questo è
tutti i miei prodotti terminati, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vado finalmente a sistemare e a buttare tutto nella differenziata. Ciao a tutti e buon pomeriggio!